Caro saluto da Sandro Tognazzi, vi voglio parlare brevemente di un grande artista jazz che suonava la tromba dotato di uno stile inconfondibile. Dopo aver preso parte alla rivoluzione bebop, diversi stili, cool jazz, hard bop, modal e jazz rock, si chiamava Miles Davis, nato a Dalton il 26-5-26, morto a Santa Monica il 28-9-91. Incominciò con Charlie Parker nel 45 e 48, nel 57 incise Birth of the Cool, questo è il disco che vi voglio mostrare. Era un personaggio molto complicato, di Coltrane era solito dire che faceva troppi lunghi gli assoli. Lui gli rispose che non sapeva come fare a fermarsi. Lui gli rispose potresti provare a toglierti quel trombone, quel fottuto trombone dalla bocca. Di Dolphy nessuno riesce a ottenere un suono così terribile. Prossimamente voglio schiacciargli un piede e vedere la differenza. Tim McCoy non sa suonare un cazzo, tutto quello che sa fare è picchiare sul pianoforte. E tanti altri casi era fatto così, però Miles e Miles Davis, però grande del jazz. Vi saluto e adesso vi faccio sentire alcuni brani del disco e gli altri dischi, insomma, sempre di Miles Davis. Ciao a tutti e arrivederci.